Senta, questa organizzazione di cui lei ha parlato aveva rapporti, e se lei ne ha personalmente a conoscenza tramite chi, con altre organizzazioni criminali, nella fattispecie, per esempio, la mafia siciliana? Sì, per quanto riguarda la mafia siciliana, i nostri rapporti erano strettissimi. Intendo dire che, insomma, su Roma eravamo uniti, la stessa cosa. Le persone, se lei mi chiede le persone, posso anche fargli nomi, insomma. Sì, certo, se può indicare. Vabbè, di queste persone, quello che aveva, diciamo, il maggior peso era Calò, Pippo Calò. E poi erano tutti quelli, c'erano tutti quelli che ruotavano intorno a questo gruppo Calò. Chi ricorda tra quelli che ruotavano intorno a Pippo Calò? Se può ricordare qualche nome. Certo, certo, c'era la Barbera, Michelangelo, c'era Lorenzo di Gesù, poi c'erano una serie di personaggi che erano malavitosi imprenditoriali, non so adesso come definirla, capisce? Sì, ci dica i nomi e di che cosa si occupavano in particolare, così lo comprendiamo. Questi erano costruttori, gente dedita alle costruzioni. C'era un certo Gambino, c'era un certo Faldetta, adesso questi erano quelli che più mi sono rimasti impressi. Siciliani questi? Sì, sì, siciliani. Ho capito. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Questa organizzazione di cui lei parlava, in particolare i soggetti che lei riferiva essere di maggiore prestigio all'interno, sì, dell'organizzazione, hanno avuto anche contatti con uomini delle istituzioni, se può indicare quali? Sì, ma io non so, io posso fare il nome Vitalone, dottor Vitalone, l'onorevole Evangelisti. Questo lei lo sa perché le venne riferito o perché era presente a queste circostanze? No, io lo so perché lo so. No, lo deve specificare. Non ero presente fisicamente, cioè gli incontri che avvenivano, non so, faccio un esempio, fra Balducci e Evangelisti, io non ero presente fisicamente, perché, dottore, non è che prendevamo il pullman per andare a parlare con questi personaggi, insomma, ci andava chi era preposto, chi aveva una conoscenza maggiore, però io lo so, perché non lo posso dire, lo so. Senta, lei ha riferito che l'organizzazione di cui lei faceva parte si occupava essenzialmente, diciamo principalmente, di traffico di droga, se sì, ho capito bene all'inizio. Sì. E i soldi quindi che in modo illegale accumulavate in ragione di questo traffico di stupefacenti, come venivano investiti, se lei ne ha conoscenza? Allora lì c'erano quelli più impegnati nel, come posso dire, nel farli fruttare, come il gruppo di Testaccio, che... Mi scusi, chi in particolare? Ha bruciati, De Pedis, Diotallevi, Balducci e quant'altro. Diotallevi Ernesto e Balducci da me. Sì, Raffaele Pernasetti, Massimo Carminati, questi li investivano sulle costruzioni, mentre noi eravamo un po' più leggerini, come posso dire, pensavamo più all'effimero, se il termine può essere passato, insomma. Nel senso, non reinvestivate il denaro, ma ne usufruivate subito, se ho capito. A noi ci piaceva più che altro mostrare la macchina bella, spenderle con loro, anche se per esempio a me a Puciati più volte mi aveva invitato ad entrare appunto in queste società loro, in questi loro affari. Senta, lei in particolare sa se queste persone che lei ha nominato, anche altre persone, abbiano investito del denaro in costruzioni in Sardegna? Sì, appunto, io a proposito della Sardegna devo dire che a Bruciati, nel periodo, alla fine dell'anno 80, l'inizio dell'81, mi aveva invitato pressantemente, insomma, a dare un contegno, cioè al mio modo di essere un po' così sregolato. Mi chiedeva di dare i soldi a lui proprio perché c'era in atto una speculazione, non so se adesso il termine è esatto, edilizia in Sardegna. C'erano da fare delle costruzioni in Sardegna. Lei sa in che zona della Sardegna? Guardi, io la zona non lo so, io però ricordo episodi, tipo lui, non so, mi diceva nell'81, diceva quest'estate andiamo
in Sardegna e mi spiegava che abitava da quei, nei pressi dove c'era un ambasciatore, un grosso personaggio tedesco, io la zona adesso non me la ricordo sinceramente. Ed era questa zona in cui lui andava a villeggiare, quella in cui vi era anche la speculazione? Sì, ritengo di sì, perché insomma il discorso era quello. Lo ritiene sulla base di che cosa? È la base che mi ha detto a bruciare. Ah, sulla base di che certo. Senta, a questa speculazione edilizia, come l'ha definito lei, oltre ad Abbruciati, lei sa chi era interessato? Certo che era Pippo Calò, c'era Dio Tallevi, c'era Palducci, c'era quei costruttori di cui ho detto prima, cioè Faldetta, Gambino, altri personaggi, insomma. Questo era il giro delle persone. Carboni, ecco, Carboni, il nome poi che poi Carboni era quello del Franz Guglielmo, insomma. E può specificare appunto chi era Carboni? Flavio Carboni era un personaggio, da quello che mi raccontava Danilo, e poi io non ho avuto prove perché l'ho conosciuto personalmente, che era venuto a Roma, diciamo, con pochi spiccioli e aveva fatto fruttare i soldi che questi personaggi, gli Abbruciati, i Dio Tallevi, i Balducci, gli davano. Non so adesso per usura, per costruzione, insomma, faceva fruttare i soldi, faceva girare i soldi, come si vuol dire a Roma. Ho capito. Senta, questo lei ha parlato anche del Faldetta, in particolare ricorda il Faldetta aveva rapporti anche con voi personalmente o soltanto con i siciliani? I siciliani, perché era amico, diciamo, era come posso dire, un uomo dei siciliani, ma è chiaro che se, i soldi venivano investiti anche dalla banda della, dalla cosiddetta banda della Magliana, insomma. Senta, in relazione agli investimenti in Sardegna, lei sa se vi erano altri gruppi interessati, gruppi imprenditoriali, altri soggetti interessati a questi investimenti in Sardegna di cui lei ha parlato? Sì, io ho fatto il nome di Berlusconi. Sì, se può specificare in che termini lo ha fatto? Io ho fatto il nome di Berlusconi perché fra noi, ma io già all'inizio avevo sentito parlare negli anni 79, così all'interno del carcere, da parte di Francis Donatello, di Berlusconi come persona che aveva ricevuto i soldi dai milanesi, cioè gruppo Turatello, Restelli, Gabriellone, D'Argento, questi qui avevano ricevuto i soldi e li aveva riciclati, soldi di sequestri, perché allora si facevano sequestri, rapine, ma soprattutto sequestri di persona. Mi scusi, questo glielo disse chi? Francis Turatello, all'interno del carcere di Trani. All'interno del carcere di Trani? Trani, sì. E poi... posso? Senta, e tutte queste altre persone di cui lei ha parlato, di cui in questo momento ricordo solo Gabriellone, ecco, Gianni Scupola, eccetera, eccetera, erano tutte del gruppo Turatello sì, o facevano parte di altri gruppi? No, tutti i gruppi Turatello. Okay. E poi, quando io sono uscito e appunto è nata questa organizzazione romana, si è continuato a parlare con Berlusconi come la persona che è interessata all'investimento di questo denaro. All'investimento? Del denaro. Sì. In relazione alla Sardegna in particolare? Sì, sì. Beh, io ricordo la Sardegna. Senta, chi glielo disse? Chi me lo disse? Nomi, io gli ho detto Bruciani, me lo disse De Pedis, quelle persone con le quali io avevo una maggiore frequenza. Senta, quando Bruciati le parlò di questa circostanza, le fece anche qualche riferimento specifico sulla persona in questione o sul gruppo in questione? No, io non ricordo. Riferimenti specifici. Posso? In relazione all'ultima domanda, già conosciamo, abbiamo sentito già la promessa delle domande del pubblico ministero. Io desidererei se conoscere dall'ufficio del pubblico ministero la pertinenza e la rilevanza dell'ultima domanda in relazione al processo che oggi stiamo trattando. Se me lo vuole spiegare? Perché in questo momento stiamo parlando di soggetti assolutamente estranei a questo procedimento penale. Allora, se vuole chiarire il pubblico ministero la rilevanza e la pertinenza in relazione ai fatti che oggi stiamo trattando, cioè in altri termini il processo dell'ultimo. Non ho problemi a specificarla, Presidente. Prima di tutto vorrei specificare che si tratta di circostanze che sono state esplicitamente ammesse da questo tribunale, tant'è vero leggo quelle che sono... perché è il capitolato di prova, sugli intrecci della malavita romana con la cosiddetta banda della Magliana, di quella siciliana e alcuni colletti bianchi, sugli interessi economici che lo Giuseppe in Sardegna, sulla sua conoscenza di Faldetta Luigi, sull'incontro a Bruciate Danilo, questo lo chiederemo quindi lo salto, Danilo, questo lo chiederemo quindi lo salto,
sull'interessamento del Berlusconi all'affare Sardegna, sulla conoscenza di Berlusconi Silvio e Carboni Flavio, sui rapporti tra Turatello e Bruciardi. Quindi mi pare che rientri perfettamente nelle circostanze di cui abbiamo parlato adesso. Allora, in ogni caso, no, io non ho terminato, no, se le permette. In ogni caso mi sembra che sia di palmare evidenza quale sia la rilevanza per il presente procedimento, in quanto che, come noi sappiamo e come sa anche la stessa difesa, il signor Dell'Utri ha prestato lavoro presso il gruppo Berlusconi e praticamente per i 30 anni che sono oggetto del capo imputazione credo che sia per circa 25 anni nello stesso gruppo. Quindi penso che sia, ed è per questo ritengo che il Tribunale abbia ammesso l'articolato di cui abbiamo prima parlato, credo che sia rilevante conoscere anche quello che viene riferito in generale al gruppo Berlusconi, in quanto che poi sarà oggetto ulteriormente di indagini, vedere se quanto riferito al gruppo Berlusconi possa essere riferibile invece specificamente a Dell'Utri Marcello. Io credo, a seguito dell'elucidazione del pubblico ministero, non rimane altro a questo difensore che chiedere la revoca dell'ordinanza abissiva dell'articolato di prova, perché ha dato chiaramente contezza e dimostrazione che siamo al di fuori del tema di indagine, perché si fa riferimento a un gruppo industriale in relazione alla posizione processuale di un soggetto che, a detta del pubblico ministero, con lo stesso ha intrattenuto determinati rapporti. Non credo che si possa rispondere a titolo di responsabilità oggettiva allorquando si parla dei fatti processuali, quindi io insisto, diciamo, e ancora confermo la mia opposizione, e che comunque chiedo la revoca dell'ordinanza ammissiva in ordine all'articolato di prova riferentesi al signor Mancini Antonio. Peraltro, Presidente, chiedo scusa, faccio notare che lo stesso Tribunale mi pare abbia manifestato nella sua ordinanza ammissiva la differenza esistente fra manifesta irrilevanza e irrilevanza, per cui all'epoca poteva il Tribunale opporsi e quindi non ammettere un mezzo di prova solo quando era manifestamente irrilevante. Adesso in corso di processo, in corso di causa, una volta che si sta consolidando il tema d'indagine, credo che l'oggetto di valutazione sia diverso, per cui non sarebbe contraddittoria un'ordinanza adesso che non ammettesse mezzi di prova già ammessi all'epoca. Va bene, rileva che non ci sono motivi per revocare l'ordinanza ammissiva della prova, che concerne la deposizione del signor Mancini Antonio. Quindi il Ministero può porre la domanda e il Mancini può rispondere se ricorda la domanda al pubblico ministero. No, la ribadisco nuovamente, Presidente. Le avevo chiesto in particolare se a Bruciati Danilo, quali erano state esattamente le parole che le aveva detto a Bruciati Danilo quando le aveva parlato di interessamento di Silvio Berlusconi o comunque del gruppo che a lui faceva capo nell'affare Sardegna. Ma io parole precise non le ricordo. Io so che ad usufruire, se questo è sempre il termine esatto, questo è un termine passabile, ad usufruire di quei finanziamenti in grado da parte di avere da parte del gruppo Banda La Magliana e Mafia. Senta, lei sa se Carboni e Berlusconi si conoscessero personalmente, le venne detto, insomma. Guardi, fra noi circolava una battuta, cioè noi dicevamo che la sola differenza tra Berlusconi e Carboni era che Carboni si metteva i tacchi alle scarpe alte e portava il parrucchino, intendendo dire insomma che poteva farne anche a meno, ecco. Allora vedo che il presidente perplesso, noi cerco di spiegare. Ecco, appunto, voglio dire, due persone dello stesso livello, che noi le consideriamo dello stesso livello, uno magari può essere una battuta, per sembrare migliore si metteva il parrucchino c'è un signore e uno un po' così terra terra, un look, una questione di look, capito? Sì, dico, ma quindi per il look questa cosa veniva fatta, cioè c'era qualche riferimento anche ad altre circostanze? Come parlavate di queste due persone? Per noi erano tutti e due, cioè normale, non è che diciamo che uno era meno e l'altro, noi parlavamo come due persone, due imprenditori, due manovratori di denaro, niente, cioè non c'era un, non diciamo quello è meglio e quello è peggio, non so se riesco a spiegarmi, non c'era una differenza, non diciamo però quello, uno ci sembrava più signore e l'altro un po' più terra terra, ecco. Senta, in relazione sempre a questi discorsi gravi. Sempre, scusi, pubblico ministero, però sempre in relazione presenza comportamentale, capisce?
Scusi Presidente, qua parliamo pure di sensazione ormai, non credo che non possono interessare né a noi né al Tribunale. Le opinioni, sì, il tipo di singolarità, l'espressione, mi pare che sia... Era un modo di pensare nell'ambito della loro banda, voglio aver capito. Io le avevo fatto quella domanda non per avere queste... Sì, volevo chiedere specificamente di una circostanza, volevo sapere se a Bruciati D'Angolo le aveva parlato in particolare del Monte dei Paschi di Siena. Scusi Commissario, sì. Forse avrei pure risposto alla sua domanda, cioè se dottor Berlusconi e Carboni Flavio si conoscessero. Io avevo capito di sì, però probabilmente sono rimasto confuso da tutta la risposta. Lei sa se Berlusconi e Carboni si conoscessero? E come lo sa? È perché me lo dicevano loro. Io non ce l'ho mai visto insieme. I miei compagni, la Bruciati, De Petis, i miei compagni. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Questo discorso che le dicevo poco fa, se lei ha sentito mai parlare da parte della Bruciati del Monte dei Paschi di Siena, in che senso ne sentite? Sì, ma io questa storia del Banco dei Paschi, io li definisco Banco dei Paschi di Siena. Era una di quelle banche, o era la banca, sul quale era possibile fare movimento di soldi. Movimento di soldi? I soldi che andavano in tasca al signor Berlusconi passavano attraverso una delle banche, o solo quella banca, io non lo so. Comunque una delle banche era il Monte dei Paschi di Siena. E questo glielo disse a Bruciati D'Angelo? Sì, io dico da Bruciati Danilo, ma insomma... Danilo, da... Ecco. Senta, lei ha detto poco fa, però non ricordo se ha detto specificamente di tutte le circostanze che già aveva riferito, che di Berlusconi le aveva parlato anche Turatello nel periodo precedente. Sì. Può ricordare quando gliene parlò e che cosa le disse esattamente? Lui me ne parlò nella fine degli anni 79, durante la nostra detenzione comune a Trani. E lui mi disse, tra le altre cose, appunto mi riferì che questi soldi, dei soldi erano stati dati al signor Berlusconi da investire. Lui tra l'altro mi disse che in un periodo della sua latitanza dal signor Berlusconi, o comunque dal gruppo del signor Berlusconi, lui mi disse proprio dal signor Berlusconi, aveva usufruiva di un appartamento a Brera dove lui trascorreva la sua latitanza. Ho capito. Non le disse nient'altro in particolare? Non ricordo. Senta, quindi Turatello in che rapporti era con Danilo o Danilo Bruciati? Avevano fatto una serie di sequestri di persone negli anni 70, erano diciamo legatissimi. Turatello poteva fare conto sui Bruciati a Roma e a Bruciati poteva fare conto, tant'è, guardi, la loro amicizia era così forte. E io ho narrato degli episodi che non intendo adesso riferire qui perché ne ho parlato in altri procedimenti. Noi ci siamo recati più volte con la Bruciati a Milano a parlare con dei personaggi per ottenere la libertà di Francis Turatello. Cioè il rapporto era fortissimo. Certo. Adesso io dico sempre fratelli, e qui poi intanto mi si dice ma eravate tutti fratelli. La realtà è questa, eravamo legatissimi, che era affetto fraterno fra tutti. Senta, in relazione sempre a Bruciati, lei sa se a Bruciati ha mai incontrato Stefano Bontate? Guardi, io so che Stefano Bontate era il personaggio di riferimento di Abbruciati, e quando dico Abbruciati poi è chiaro che intendo dire tutto il gruppo Magliana e in modo specifico Testaccio, quello ha detto Testaccio, in Sicilia. Io tra le altre cose so che almeno una volta, da quello che è la mia conoscenza, l'Abbruciati venne in Sicilia a Palermo insieme alla signora Moretti, che poi diventò la mia convivente, proprio per incontrare il signor Bontate. Sa qualcosa di particolare, più specifico su questo incontro? Guardi, a me no, io so che è venuto giù, la Moretti non mi ha saputo dire di più perché lei era rimasta in un albergo di Mondello, comunque non era presente al momento dell'incontro, io, quindi non saprei io specificare. Sì, ho compreso. Senta, io volevo sapere, nell'ambito di questa di queste circostanze che lei ha riferito, volevo sapere se lei aveva mai sentito parlare di un certo Comincioli Romano. No, sinceramente no.
Non ha mai sentito parlare di questa persona? No, non ne ho memoria. In particolare di sua... No, vabbè, mi ha già risposto, quindi è inutile che la chiedo eventualmente i rapporti con Dio Tallevi Ernesto e Balducci Domenico. Va bene, io ho terminato, Presidente. La voto finale per le parti civili? Sì, soltanto una domanda. Lei ha mai sentito parlare di Marcello De Moltri? Guardi, io non ho sentito parlare in tempi recenti. No, questo mi riferisco... No, nei tempi di quello che sto parlando io? Sì. No. Nessuna altra domanda. Mi ha sottratto l'unica domanda, che era la difesa, sì, quella pertinente, che era la conoscenza con la, o se ne ha mai sentito parlare all'interno dell'organizzazione criminale. Andiamo più là. Già risposto. In tempi recenti da chi ne ha sentito parlare? Dai giornali, dai media. Ah, dai media. Senta. Lei mi sa dire quale autorità giudiziaria raccolta per prima le sue dichiarazioni? Prego, avvocato, dovrebbe essere più io, sì. Non posso... Quale autorità giudiziaria ha raccolto per prima le sue dichiarazioni? Roma. Il periodo? Quando ho iniziato a collaborare, i primi mesi del 94. Non sono molto efferrato sulle date, io mi accateno con gli episodi, quindi le date potete riscontrarle voi dopo. Sento. Lei oggi, a domanda del pubblico ministero, ha narrato tutta una serie di episodi che riguardano il dottore Berlusconi. Sì. Ha riferito mai all'autorità giudiziaria di Perugia oppure all'autorità giudiziaria di Roma queste circostanze che riguarderebbero il dottore Berlusconi? Avvocato. C'è opposizione alla domanda? No, io posso rispondere. Scusi un attimo, prego. Presidente, io non credo che si possano fare domande relative al contenuto di atti delle indagini preliminari, perché di fatto è questo il risultato che perviene, qui si perverrebbe ammettendo la domanda dell'avvocato Tripoli. Se ha mai parlato di circostanze che sono consacrate in atti di indagini preliminari, significherebbe consentire un ingresso nel dibattimento al di fuori delle ipotesi previste, che sono solo quelle della contestazione. Credo che sia, non sia possibile. Vuole spiegare? Scusi, Presidente, io attraverso l'attendibilità del collaborante, nel momento in cui, per esempio, oggi riferisci da determinata circostanza, io credo che sia necessario, utile o pertinente conoscere se ne ha parlato precedentemente presso i pubblici ministeri che fin dall'inizio hanno raccolto le prime dichiarazioni. Signor Presidente, quando io mi metto di fronte a un pubblico ministero, a un giudice, non è che faccio la canzoncina, cioè io racconto episodi per episodi, vado, seguo il tempo, seguo i periodi. Quando è stato il momento di riferire le cose che ho riferito, non è che io posso dire adesso vi parlo, lei mi fa delle domande e io rispondo. Quando lei ha usato le sue domande, io dico, aggiungo che, non so, non è che c'è una scaletta. Vabbè, non ha risposto. Senta, relativamente alla circostanza degli investimenti in Sardegna del dottore Berlusconi, ammesso che siano effettivamente accaduti questi investimenti, e che riguardava sostanzialmente alcune operazioni bancarie col Monte Paschi di Siena, lei ha riferito questi fatti al dottor Fiorelli della DDA? Guardi, io le dico questo. Della DDA? Sì, io ne ho parlato col dottor Fiorelli, quando ci sono i cosiddetti... intenti, come si dice? Dichiarazione di intenti, cioè uno viene a sentire... Colloquio investigativo, vuole dire? A livello investigativo, certo. E cosa riferì al dottor Fiorelli, la stessa cosa? Appunto, cioè, la stessa identica cosa. Il dottor Fiorelli mi disse che io ero in possesso di qualcosa di più sostanzioso. Io non c'avevo, non so cosa è successo, si è investigato, ma non lo so, io ho riferito delle cose. E poi è un problema degli investigatori. Senta, ma quando è che avvenne tutto ciò? Quando lei ha parlato con il dottor Fiorelli, si ricorda il periodo? Nei primi anni del 94, il primo periodo del 94, cioè quando io ho iniziato a collaborare, le cosiddette dichiarazioni di intenti sono venuti alcuni funzionari della DIA e mi hanno chiesto di cosa ero a conoscenza. Sì. Io, tra le altre cose che ho riferito, ho detto anche questo. E su questo, ripeto, e dopo non rispondo più perché credo di aver risposto, il dottor Fiorelli mi chiese se avevo qualcosa di più sostanzioso. Io non ce l'avevo, quello che è successo dopo non lo so.
Allora, per individuare meglio il... No, guardi, ho risposto, non ho altre risposte. Lei risponda alle mie domande, se non vuole rispondere si avvale della facoltà. Ma no, io non mi avvalgo di niente, io ho risposto. E allora risponda a questa mia domanda che io sto facendo. Per individuare meglio il tempo di questo suo colloquio con il dottor Fiorelli, si erano già tenute le elezioni del marzo del 1994 e di già il dottor Berlusconi era diventato Presidente del Consiglio? Guardi, rispetto a questa data, è stata prima o dopo? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo, altrimenti l'avrei detto. Lei era detenuto? Sì, sì, ero detenuto. E dove? All'Aquila. Credo all'Aquila, credo. O all'Aquila, senta, non me lo ricordo. Lì c'è la data e quindi... E quando è venuto il dottor Fiorelli eravate lei e il dottor Fiorelli oppure c'erano altre persone? No, c'erano anche altri funzionari, o altri tutti ufficiali, non so chi erano, io parlavo col dottor Fiorelli perché era quello che si mostrava, diciamo, la persona di più alto grado. È stato redatto un verbale? Non lo so, e io l'ho detto. Come? Io ho detto quello che ho riferito, cosa ha fatto il dottor Fiorelli? Quindi erano dichiarazioni di intenti. Sì, ma e fu redatto un verbale, era tutto scritto, sì o no? No, io le dichiarazioni di intenti, da quello che mi consta a me, non si verbalizzano, quindi, avvocato, lei non deve costare niente, non intendo rispondere, vabbè, non intendo rispondere se lei vuole così. Lei ha firmato se dichiarazioni sì o no? Non intendo rispondere. Cioè, quasi cerca di far confondere il testo. No, 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 guarda, ho fatto un confondo. Ma io non mi confondo, perché io dico il vero, ma che me lo confondo? Sì, Presidente, ma il testo non ha l'obbligo di sapere che cos'è una dichiarazione di intenti. No, ma tutto lo sa meglio di me, perché già l'ha ripetuto. Se vuole rispondere, può farlo, non va con questa domanda, perché l'avvocato abbia chiesto se è stato steso un verbale. E se ha firmato questo verbale. Che dico, no? Benissimo. Non ho altre domande. Senta, ci può dire per favore per quale motivo lei non prendeva parte agli incontri tra Balducci ed Evangelisti? Perché l'ho detto prima con una battuta, è perché lì non è che si va col pullman agli incontri con quelle persone, ci va chi è preposto, chi ha una maggiore conoscenza, chi si presenta meglio. Perfetto, lei a cos'era preposto nell'ambito della banda della Magliana? Io ero preposto innanzitutto a far rispettare il gruppo, ero un personaggio non sicuramente di secondo piano. Lei quando ha cominciato a collaborare? Ho cominciato a collaborare, cioè c'è la data. Ha già riferito. Io la pongo in altro modo, lei come mai di questi fatti non ne parlò prima del 14 luglio 95 con alcun pubblico ministero? Ho spiegato. Perché non le fecero la domanda? Io ho spiegato che sono andato a periodi, a situazioni e a domande che mi venivano posto. Quando si è arrivato il momento di parlare d'altro, di parlare di altre cose, ho parlato di quello che ora sto riferendo qui. Ma c'erano anche ragioni di preoccupazione derivanti dalla personalità del dottore Berlusconi? Guardi, io quando dico timore, io vado con la mente sempre alla frase che mi diceva Bruciati. Qui devo spiegare una cosa, signor Presidente. Io ho dei tatuaggi. L'estate dell'81 ero stato invitato da Bruciati, da Calò e altri, a trascorrere le vacanze in Sardegna. Allora appunto mi dicevano che c'erano questi personaggi. E io avevo espresso il mio imbarazzo con la storia dei tatuaggi. Questi personaggi? Quando parlava dell'ambasciatore tedesco, io mi sembrava che fosse un ambasciatore, quando mi parlava di persone, di personalità, che io a me non mi diceva c'è pure Berlusconi oppure c'è. Però io sapevo che c'erano persone in una zona di una certa, non posso dire, caratura, certo senso. Che... Sì, sì. E io esprimevo il mio imbarazzo per i tatuaggi. A Bruciati mi rispose che i nostri erano tatuaggi portati, che si vedevano e portati anche con dignità, mentre gli altri avevano i tatuaggi sotto pelle. E poi questo mio timore, signor Presidente, basta vedere che fine ha fatto a Bruciati, insomma, cosa stava facendo e chi l'ha ammazzato. Non è che l'ha ammazzato quello della banda. Ecco, i timori erano questi. Perfetto, mica, siccome non gradisco le insinuazioni, cosa significa, se visto poi cosa è successo ad Bruciati, lo spieghi? A Bruciati non lo sa cosa è successo. No, non lo so. A Bruciati è stato ammazzato mentre attentava la vita del vicepresidente del Banco Ambrosiano Rosone. E siccome non è stato malavita, sarà stato qualche altra cosa.
c'entra qualcosa? E siccome noi avevamo contatti con i cosiddetti colletti bianchi, con i servizi segreti, se non siamo stati noi, non è stata la malavita, non si è sparata da solo, chi è stato? Chi è stato il dottore Berlusconi? No, questo lo sta dicendo lei, lo sta dicendo lei, l'ha detto lei questo, io non ho detto niente. Come? Sì, sì, chiamate come deduzione pur sempre, evidentemente, per quel che popoleremo ho bisogno io di confrontarmi eventualmente e chiedere la ragione delle deduzioni. Quindi lei materialmente ha taciuto il nome di Berlusconi, ma non per ragioni di timore, mi sembra di aver capito. Io ho taciuto il nome di Berlusconi. Io ho taciuto perché non mai ha fatto una dichiarazione del genere. Non ha detto che ha taciuto. Non ha mai fatto una dichiarazione del genere. Non ha detto mai che ha taciuto il nome di Berlusconi. Ha detto che per quanto riguarda in determinato periodo ha fatto determinate dichiarazioni e poi sono stati i magistrati che hanno ritenuto opportuno o meno indagare in un determinato momento. A questo punto, qui per fare anche per soddisfare di più l'opportuno rilievo dell'avvocato, lei mi sembra abbia detto, e comunque credo che sia confermato, che ha taciuto il nome del dottor Berlusconi ed altri magistrati, dicendomi perché non ha mai fatto il nome. Si oppone, ma io non ho mai fatto questa dichiarazione. Non ho detto che ha taciuto il nome Berlusconi. Io non ho detto, non lo so, l'avvocato ha detto che ha Berlusconi. Vabbè, gliela pongo in altro modo, signor Mancini. Lei ha mai parlato del dottor Berlusconi al dottor Cardella, all'autorità giudiziaria di Perugia? No. Senta, già fatto questo. Ma l'ho spiegato perché? Dico, se quantomeno gli avvocati sentissero le domande dell'altro avvocato della difesa, dico, sarebbe una buona cosa. Sì, risparmieremo tempo. No, Presidente, non risparmieremo tempo, evitiamo le polemiche da parte dei pubblici ministeri, risparmieremo tempo sicuramente. Io non faccio polemiche, faccio opposizione. La prego di non interrompermi. Sì, prego, okay? Quindi, io conosco un verbale che il Tribunale chiaramente non conosce, quindi... Io desidero sapere se al dottor Cardello non ha parlato di Berlusconi per ragioni di timore dello stesso. Io ho detto che ho parlato di certe situazioni a secondo delle domande che mi hanno posto, a secondo dei periodi. E questa è una ragione. Io non avevo timore di Berlusconi, io avevo timore di tutto ciò che ruotava intorno alla fine di Berlusconi. Ma messo nel cervello, un lapsus, intorno alla fine di Daniela Bruciati, e intorno alla fine di Daniela Bruciati, se lei non lo sa cosa ruotava, se lo studi, insomma, ecco. Allora, a questo io risposto, ma perché che fa? Mi sembra senza risposta. Vede, Presidente, facoltà di rispondere alle domande, ma non deve fare commenti che poi. Mi scusi. Vede, Presidente, perché io prima ero arrivata a quella deduzione su cui tanto è sorta polemica, perché il signor Mancini, il 14 luglio 95, ha dichiarato: non ho mai riferito di tali fatti al dottor Cardella. Sta parlando delle dichiarazioni su Berlusconi. Non l'ho mai riferito di tali fatti. Vorrei sapere se è una contestazione. No, è semplicemente una, non so, un'esercitazione poetica, una riflessione. No, siccome lo stesso avvocato in altre udienze molto spesso ha detto non si tratta di una contestazione, si tratta semplicemente di un rinfrescare la memoria. Mi scusi, siccome il codice non prevede nessun articolo di rinfrescamento di memoria, vorrei sapere se si tratta di contestazione. È una contestazione? Presidente, solamente a titolo di contestazione io posso leggere, anche quando sono in sito memoria è una contestazione. Credo che siano puerili delle opposizioni. Perché avresti registrato. Quindi, allora, visto che mi viene sollecitato, glielo chiedo formalmente come contestazione. Lei ha dichiarato al pubblico ministero il 14 luglio 95, al pubblico ministero di Palermo, dottor Gozzo, non ho mai riferito di tali fatti al dottor Cardella, anche perché non mi ha mai fatto domande al riguardo. Inoltre, parlare del Berlusconi indubbiamente mi intimorisce, trattandosi di personaggio molto potente. Ma non continua niente, non c'è nient'altro. No. Col Berlusconi non c'entra assolutamente nulla. Se vuole, posso continuare a leggere. Però, sì, intanto le rispondo su questo. Va bene, io la risposta l'ho data. Va bene, le prendiamo a... Chiaramente già per questo passo chiedo l'acquisizione del relativo verbale. Senta, signor Mancini, lei ha detto che a Bruciati la invitò a partecipare... Se posso, avvocato, scusi, la interrompo. Per formulare una posizione sarà consentito di interrompere. C'è opposizione rispetto a questa acquisizione. Il pubblico ministero non vede quale sia il contrasto fra questa parte appena letta dall'avvocato Trantino e le dichiarazioni rese dal collaborante. Il punto in cui è stato letto, quindi... sono due frasi. Prima frase: non ho mai riferito a tale fatto al dottor Cardella, anche perché non mi ha mai fatto domande al riguardo. E questo è esattamente quello che ha detto il Mancini. Secondo punto: inoltre, parlare del Berlusconi ovviamente mi intimorisce, trattandosi di personaggio molto potente. Non c'è nessun passaggio in questa frase nel quale dice il
signor Mancini, di avere paura di Berlusconi in quanto tale. Ha appena detto il Mancini che il riferimento a Berlusconi, parlare di Berlusconi, poteva porre delle preoccupazioni di ordine generale, non riferite personalmente a Berlusconi. Quindi c'è opposizione all'acquisizione verbale. Signor Mancini, non abbia fatto riferimento in questa sede al fatto che Berlusconi fosse un uomo potente, come invece ha dichiarato là. Ha spiegato tutto il perché aveva paura di questo. Quindi una leve distonia o discrasia esiste. Va bene, può procedere. Dicevo, signor Mancini, lei ha detto già che a Bruciati la invito a partecipare a queste speculazioni, o meglio, non so se a questa o un'altra speculazione edilizia. No, io non mi ricordo la Sardegna in quel periodo. La Sardegna. Sì. Come la invito a partecipare? Cioè conferendo quali capitali, per quale quota? No, non c'erano quote. Io avevo la mia quota all'interno dei nostri traffici, dei traffici della cosiddetta banda armeniana. Siccome ho già detto che io avevo l'abitudine di, come si può dire, mangiarmi i soldi, cioè farmi la macchina bella, i vestiti belli, il gioiello, eccetera, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto di stare attento, cioè di pensare anche al futuro, perché non era sempre champagne. Lo capisco. E quindi mi aveva detto, dammi una parte dei soldi a me e ti faccio entrare in società con i nostri affari riguardante la speculazione edilizia in Sardegna. Perfetto, lei conosceva il valore di questa speculazione edilizia? No, io la somma, scusi avvocato, la somma che avrei cacciato, l'introito mi sarebbe stato dato. Ma quanto avrebbe dovuto dare? 10 milioni? Ma non c'erano somme, non è che mi ha detto dammi 5.000 lire o 50 milioni. Quindi qualunque somma investisci i soldi invece di mangiarteli tutti, una parte, investisceli in questo. Ho capito. Lei non sa altro di questa speculazione oltre quello che già ha detto, cioè a dire se ci fossero altre persone oltre quelle che hanno nominato in società? Io per esempio non ho capito se questo presunto ambasciatore tedesco, questo personaggio tedesco, non c'entra niente con la storia. No, quello si riferiva alla storia di... lui voleva dirmi... Che è vicino. Avvocato, lui voleva dirmi che la zona era la zona, diciamo, d'élite, tant'è che c'erano personaggi tipo questo signore, che non so se era l'ambasciatore industriale, quello che era. Questo voleva dire, no? Che l'ambasciatore... Io non l'ho detto con questo. E questa speculazione in che anni avvenne? Ma guardi, non lo so, perché io poi sono stato arrestato nell'81. Comunque, quindi prima dell'81? No, nell'81 si stava parlando, poi se già era stato iniziato. È stato abbastanza chiaro. Ma la banda della Magliana quando è nata? La banda della Magliana è nata, ma la banda della Magliana c'è sempre stato, questi gruppi ci sono sempre stati. Prima eravamo legati soltanto a livello di mutuo soccorso, se così si può dire, poi sono successi degli episodi e quindi è stato necessario unire tutti i gruppi e formarne uno solo. In che anno più o meno? La fine del 79, dopo la morte di Franco Giuseppucci. Adesso lo ripeto, ho detto che non sono molto efferato con... Perché io non vorrei aver scritto male, quindi le chiedo conferma. Se non sbaglio, lei mi sembra abbia detto, quando è nata questa organizzazione romana, si è parlato di Berlusconi come riciclatore. Non so se ho riferito questo. Io ho detto soltanto, quando sono uscito dal carcere e si è organizzata, si è organizzato questo gruppo, io intendevo dire che in quel periodo è venuto fuori il nome del signor Berlusconi, no? Quindi dopo l'81, quando è uscito fuori dal carcere? No, io sono uscito nel 79, io sono stato pochi mesi in carcere perché non sarei stato subito per l'omicidio dopo 5-6 mesi. Allora, l'81 non c'entra niente. No, allora mi scusi, lei con Turatello quando è stato in carcere? Nel 79. Nel 79. Sì. Dopo questa sua carcerazione con Turatello, lei è uscito, ha preso di questi... Ho partecipato a una serie di reati con questo gruppo nato. Sì, oltre questo. Io ho preso tra le altre cose, tra i tanti viaggi che ho fatto a Milano a parlare con determinati personaggi, ho preso anche questo. Ecco, a Milano con chi ha parlato? No, fa parte di altri procedimenti. Fa parte di altri procedimenti. Ma senza dirci nomi, si è parlato di attività di riciclaggio? No, io si è parlato di altro. Di cosa si è parlato? Si è parlato di altro, di un altro procedimento. Ha incontrato qualcuno della mafia siciliana? Silvia, no. Ha incontrato qualcuno dell'organizzazione? No, ha incontrato tutti altri personaggi. Chiedo scusa, ha incontrato qualcuno dell'organizzazione di Francis Turatello? Ho incontrato tutti altri personaggi, io.
Vabbè. Non c'entra né con mafia né con... Vabbè, lei nel 79 esce dal carcere e apprende di questi interessi della banda della Magliana e dice possiamo investire anche tramite Berlusconi. Lei si limita... No, tramite Berlusconi, in questi affari si continua, c'era anche... Gli interessi di Silvio Berlusconi, non tramite Berlusconi. Quindi anche Silvio Berlusconi era interessato agli stessi affari con la banda, certo, della Magliana. Non con la banda della Magliana, col gruppo, compreso mafia, eccetera. Col gruppo, benissimo. Ma lei si è limitata ad ascoltare oppure interveniva per dire sì, effettivamente possiamo farlo, possiamo spingere in questa direzione? No, io guardi, io ero sempre scettico perché avevo sempre quell'abitudine che i soldi mi piaceva mangiarli, perché siccome facevamo... È chiaro, no, l'avevo un po' distratto. No, no, che non volevo proprio ripetarsi, secondo me. No, io ero sempre scettico a mettere da parte i soldi, io volevo mangiarmi, siccome facevamo, eravamo in piena guerra con una serie di azioni criminali, pensavo sempre che mi potevano ammazzare sotto casa, allora dico, poi che faccio? Si mangia una... Ecco, non dicevo si può fare, non si può fare, ne parlavamo, assentivo e poi. Si sarebbe visto. Visto che lei è un informatore privilegiato, atteso che già Turatello l'aveva confidato che Berlusconi gli avrebbe riciclato del denaro, sì, e sì. Non disse mai questo qua alla banda della Magliana, non so, da Bruciate, a Diota Levi, a qualcuno. Di cosa, scusi, non l'ho capito. Che Turatello l'aveva fatto quelle confidenze? Io gliel'ho detto mai da Bruciate. Sì. Certo. Gliel'ha detto, perfetto. E Turatello, esattamente cosa le disse? Anche allora. Chiedo scusa, prima ancora. Chi è che della banda della Magliana aveva rapporti con Silvio Berlusconi? Beh, quasi di preciso non lo so. Ah, non lo sa. Non lo so. Ma c'è qualcuno che l'ha mai detto io conosco Silvio Berlusconi? No, no, nessuno gliel'ha mai detto. E se me l'hanno detto non me lo ricordo e non lo ritengo opportuno farlo. È stato mai invitato lei solamente a casa del Berlusconi in Sardegna? A ma senta, ma ne ho parlato io di queste cose, no? È rimasto a fare domande di cui io non ho parlato. Sì, ma io non ne ho parlato. Guardi che non sono tenuto io a chiedere... Deve rispondere, sì o no, oppure non voglio rispondere. Mi scuso. Lei è andato in Sardegna in vacanza? No, perché poi sono stato arrestato. Quindi non è mandato a casa di Abbruciati? No. In quella casa in Sardegna, no. In quella casa in Sardegna, no. In altre case in Sardegna? No, in quella casa in Sardegna, no. Nel senso che io non sono andato in Sardegna. Okay. Io intendevo dire in altre case di Abbruciati. Che ora, Turatello invece che tipo di confidenze le fece? Cioè dire, questi canali, questi investimenti con il Berlusconi, in cosa consistevano? Ho già risposto. No, mi sembra che abbia detto investimenti in genere. Sì, no, riciclaggio di denaro, già risposto. Riciclaggio di denaro cosa significa? Significa che Berlusconi faceva muovere denaro, io non lo so. Ma come lo faceva muovere? Non lo so, questo non lo posso dire. Quindi Turatello le disse, Berlusconi, un giorno, così parlando con lei, bel tempo, ah sai, Berlusconi fa muovere del denaro. Cioè il discorso come venne fuori? Senta, lì c'erano verbali. Sì. Io non posso ricordarmi come venne fuori. Io ho riferito cose che ho appreso, non posso dire se è venuto... Dopo questo discorso, dopo una certa situazione. Turatello le ha mai parlato dei suoi rapporti con Cosa Nostra, se ne aveva? Beh, Turatello era talmente legato a Cosa Nostra che addirittura si diceva fosse figlioccio naturale, figlio naturale di Frank Coppola. Gli ha mai parlato di persone che facevano parte della sua banda? Gruppo della sua organizzazione a Milano. Certo, infatti i nomi, Franchino Restelli, un certo Gabellone, Gianni Scuppola, Argento, erano una serie. Sì. Le ha mai detto chi fossero le persone con cui ero in collegamento a Milano facenti parte di Cosa Nostra? No, non me lo ricordo, se me ne ha parlato non me lo ricordo. Ho capito. Lei parla di Berlusconi, nel 79 Berlusconi, come mai è un nome che le rimane impresso? A me non mi rimane impresso niente, a me mi fa dei nomi, questo nome li trovo fuori e quindi non è una cosa fugace, perché non è stata una cosa fugace. Lei già ha detto che non ricorda, vediamo, gliela pongo non sotto altra forma di sollecitazione. Ricorda se si parlava, per quanto riguarda gli investimenti del denaro di Turatello, di investimenti nel settore imprenditoriale, edilizio, finanziario? Ma io guardi, non ne ho approfondito il discorso, perché... Mi ha riferito delle cose, io non mi metto a dire come li gestivi, come non li gestivi. Lei ha mai conosciuto Emilio Pellicani? No. Lei ha mai conosciuto Flavio Carboni? Sì. Quando l'ha conosciuto? Nel periodo di cui parlo, nei dati di cui parlo, 79,
80, inizio 81. Ha conosciuto Gaspare Bellino? Chi? Gaspare Bellino. No, non dice niente. Non ho capito se lei il Faldetta lo conosceva di nuovo anche di persona. No, no, io l'ho visto. L'ho visto più. Sì, però non così, senza... Lei con Pippo Carlò aveva rapporti sì. Occasionali? No, ci sono andato anche a cena insieme. E con Pippo Carlò avete mai parlato di fatti, di vicende di Cosa Nostra? Di no, mafia. Di Cosa Nostra inteso come? Come mafia palermitana, vicende di mafia palermitana. No, abbiamo parlato con Carlò, si è parlato della solita storia delle costruzioni. Di traffici di droghe ed altro, ma come mafia non so cosa si intende dire come mafia, cioè se... Lei ha pure detto che i soldi che andavano in tasca a Berlusconi passavano per il banco dei Paschi di Siena. Sì, così lo ricordo, sì. Chi gliel'ha detto questo? Gliel'ho detto, i miei compagni, tra l'altro bruciati. Tra gli altri bruciati. Attraverso quali canali? Cioè attraverso dei semplici bonifici oppure no, lo so. In modo no, non lo so. Cioè perché lei parla di testualmente intrallazzi, mi pare che sia. Intrallazzi, sì. Intrallazzi, sì, perché lei parla di intrallazzi al Banco dei Paschi di Siena, se non sa come avvenivano questi versamenti? Perché sono intrallazzi per me, cioè se io do dei soldi sporchi, vengono riciclati o vengono depositati in una banca, io credo. Si possono definire intrallazzi, no? Lei ha pure riferito di questa casa a Brera, di questo appartamento a Brera che Berlusconi avrebbe dato a Turatello. Anche in questo caso, ricordi in quell'occasione venne fuori il discorso? Sempre i discorsi che facevamo all'interno del carcere. Non so se è questo nello stesso discorso in cui mi parlava di soldi. Quindi che c'è, effettivamente sorge un equivoco, questi soldi del Banco dei Paschi di Siena, riprendomi sempre alla sua dizione, erano soldi ricevuti da Berlusconi o soldi invece che Berlusconi versava alla banda della Siena? Non lo so, questo non so spiegarlo. Quindi su questa vicenda dell'appartamento a Brera, le disse qualcosa di più specifico, no. Quanto fosse grande o altro? No, no. Le parlò mai di sequestri di persone il Turatello? Che Turatello aveva fatto i sequestri di persone? Sì. Beh, io seguivo le vicende giudiziarie di Turatello. Ecco, quali sequestri aveva fatto? Adesso mai chi si ricorda. Io ho presenziato in un dibattimento a Milano di cui ho parlato in ad altre autorità e quindi, non so, per esempio a Roma era imputato di 4-5 addirittura sequestri di persone, a Milano in un altro paio, quindi... Le disse mai se aveva dovuto chiedere il permesso per compiere sequestri di persona a quelli di Palermo? A Milano? Sì. Ma a Milano il Turatello non chiedeva permesso a nessuno. Il Turatello non chiedeva permesso a nessuno? Da quello che so io, no. Ho capito. Le parlò mai di un progetto di sequestro del Berlusconi? No. No. Lei già ha detto che l'ha preso solamente dai media in nome del Dell'Utri. Credo che sia superfluo chiederle in relazione a questa sua vicenda processuale? No, io so che è una persona nota. Non solo in questa vicenda, insomma. La sua posizione personale qual è? Libero o detenuto lei? Io sono libero. Lei è libero? Lei per quali reati, cioè, ha mai subito condanne? In questa vicenda, in precedenza. Diciamo allora, in questa vicenda. Io sì, ho subito condanne. Anche per omicidio? No, io ho pagato omicidio. Cioè prima della sua collaborazione aveva già scontato la pena? Sì. Le parlò mai dei suoi rapporti con il senatore Vitalone, con il senatore Andreotti? No, io mi sento di Andreotti, ma io non credo di aver... Gliele parlò mai di qualcun altro dei rapporti fra Carboni e Andreotti oppure Evangelisti? No, o io di Evangelisti ho riferito chi sapevo... Per con certezza aveva questi rapporti, se ce l'aveva pure Carboni non lo so. Quello che ci ha detto oggi, Balducci mi pare. Sì, sì. Ho capito. Quindi su Andreotti, su Evangelisti e su Vitaloni non ha mai saputo nulla relativamente a loro rapporti con Flavio Carboni. Su? Evangelisti, sì. Vitalone e Andreotti. No. Mai.
Flavio Carboni era una persona che si confidava tranquillamente con lei o aveva delle riserve? No, io non avevo molta confidenza con Carboni. Ha mai appreso da gente della sua organizzazione se Flavio Carboni c'entrasse qualcosa, lui o Pippo Calò o altri, con l'uccisione del banchiere Calvi? Io stavo in carcere. Non l'ha mai presa all'interno del carcere nulla? Non ritengo di no. Non ricordo. Non lo ricordo. Quali altre confidenze le fece il Turatello dell'ultima domanda, oltre quelle relative al Berlusconi di cui oggi ci ha parlato? Ma è in riferimento al dottor Berlusconi? No, riferimento in genere. Non credo che possa interessare. Le confidò mai la partecipazione sua ad omicidi? Se sono generiche non... Le confidò mai Turatello di aver partecipato ad omicidi specificamente indicati? Sì, però se lei mi chiede quale omicidio... Non lo sa. No, io lo so, ma non rispondo. Se lei mi dice Turatello, chi l'ha confidato di aver ucciso? Scusi, che ragione ha di non rispondere considerando che Turatello è morto, almeno mi pare che sia morto. Ma non ha importanza. Allora per quale motivo? Perché non intendo rispondere. Sì, io rispetto, però desidererei conoscere la ragione di questo. Ma perché non intendo rispondere? Senta, non credo che ci sia un obbligo di specificare per quale motivo si intende avvalere di un diritto. Io credo che non ci sia neanche la possibilità di non rispondere su domande che non coinvolgono personalmente la sfera personale del collaborante, dell'imputato di reato connesso. Ma sono indagini in corso riguardano altre persone. Ma senta, se io adesso, a me non mi ho un problema a dire, se io ti riferisco, le dico, Turatello mi ha detto che ha ammazzato... adesso vedi, mi sfugge il nome, mi ero preparato, volevo distratto. Non va bene, come mi viene in mente, le assicuro che io lo riferisco. Le ha parlato mai di Turatello, di suoi rapporti con politici o altri imprenditori milanesi? Senta, io ho detto che sono andato a Milano a perorare la causa di Turatello. Ah, è questo quello di cui non voleva parlare? E non intendo dire con chi mi sono incontrato e perché mi sono incontrato, per quale processo. Ma sei incontrato con qualcuno riferibile al dottore Berlusconi, cioè vicino al dottore Berlusconi? No. Va bene, non altro. Che io non so se sta, però non credo. Allora, commissario, intende porre due domande? Sì, lei aveva parlato poco fa, su domanda della difesa, di questi contatti che aveva avuto con il dottore Fiorelli della DIA. Sì. Lei sa se si trattava di colloqui investigativi? No, io l'ho detto, io adesso non so come definire la cosa. Io avevo dato... Comunque non vi fu una verbalizzazione? No. Davanti a lei? No, assolutamente. Va bene. Io, scusi, io dico dichiarazione di intenti, intendo dire, poi se è sbagliata la cosa non lo so. Uno viene e mi dice, tu se ti intendi collaborare, cosa hai da raccontare? Non so se adesso il termine è giusto o sbagliato, però era questo, non è che ho dopo la carta e penna mi ha detto di firmare. Va bene. Senti, un'altra cosa la volevo chiedere in relazione a Flavio Carboni. Voi avete rapporti diretti e tramite chi con Flavio Carboni? Guardi, io l'ho incontrato più di una volta, ma da quelli che, siccome la mia amicizia era più forte con Abruciati, con De Petis, con altri piuttosto che con Diodallevi, io quelle due o tre volte ho incontrato in presenza di Abruciati. Ho capito. Senta, ma lei sa se Carboni era il tramite con il gruppo Berlusconi? Non lo so. Un'altra domanda, Presidente. Invece mi chiamo Raffano, ho dimenticato di consultarla, non ha domande da fare. L'avrei interrotta io. Dunque, senta, Don Mancini, qualche domanda da parte del Tribunale. Senta, posso capire meglio quali erano i contatti tra Bruciate e Poldate? Ma io non riesco a specificarli, non so specificarli con... Io so che a Bruciati poteva contare su Poldate per l'approvvigionamento di droga. So perché, lo so, che una volta è venuto a Palermo, quella volta che è venuto a Palermo insieme alla Moretti, la Moretti mi ha riferito che c'era stato questo incontro con Pontale mentre lei era rimasto in albergo. Cioè io dare qualcosa, come si vuol dire, più... Lei non l'ha visto mai? No, io non l'ho mai visto. Tutto quello che c'è è stato riferito. Certo. Senta, per quanto riguarda gli investimenti in Sardegna, che erano stati proposti dalla Bruciata, almeno per una quota, e sa che tipo è di investimenti? Cioè, devono costruire, come si è licenziato, devono acquistare case per me? A me mi diceva
costruzioni, cioè se poi non c'era il discorso non già costruite, bisogna così. A me mi aveva invitato per questa amicizia, perché vedeva che io insomma non ero preparato agli affari, non riuscivo a mettermi, non mi interessava mettermi i soldi da parte. Proprio lui mi diceva, dopo potrei avere i problemi, dammi, non, ma proprio queste sono le frasi, non ti magnatti, come si diceva. Sì, chiaro, è chiaro. Ecco, questo. Dovevano investire in costruzioni. Certo, non è che mi ha detto cacci tanto, tu potevi cacciare quello che volevi, e prendevi la quota di quello che cacciavi. Senta, insomma, c'è un'ultima domanda. Cos'è che l'ha spinta a collaborare? L'amore, signor Presidente. Cioè, si vuole spiegare meglio? Sì, io ho fatto tanta galera. L'amore per la giustizia, ma soprattutto l'amore per la donna che era con me e per i figli, per i miei figli. A me non c'era, guardi, questo ci tengo proprio, a me non c'era motivo, nessuno mi doveva ammazzare. Non avevo gastoli da fare, non ero un morto di fame che doveva venire qui a piazza 1,5 milioni al mese. Capisci, signor Presidente? Cioè io l'ho fatto perché, signor Presidente, io volevo essere un'altra cosa e volevo soprattutto che i miei figli non fossero la mia stessa cosa. Questa è la verità nuda e cruda, ce la può credere e non ce la può credere. Sicuramente lei ha deciso a collaborare, non sì. La pendenza giudiziaria. Io, signor Presidente, stavo dentro per roba che avrei risolto tranquillamente. E quando ho subito la pena? No, dovevo ancora fare un processo. Processo perché? Ero con lo staccio di droga. Possiamo porre termine all'esame, signor Mancini, a meno che l'avvocato Martino non abbia una domanda da fare. Io avrei una sola domanda, se il tribunale me la consente, perché effettivamente non scaturisce dall'esame del collegio. Il tribunale valuterà se sarà opportuno oppure no. Lei signor Mancini, ha indicato anche tra i vostri testi? Sì. Comunque indicato come domande? Sì. Avendo terminato il suo esame di rete. Sì, signor Mancini, lei ha mai sentito trattare la vicenda relativa a questo procedimento dei giornali, dei media? Certo, io sono un buon lettore. Perfetto, grazie. Allora, signor Mancini, lei può andare. Grazie. Buongiorno. Grazie. Allora, Presidente, prima che si passi al prossimo test, se posso semplicemente dare atto di una cosa, depositato, grazie. Abbiamo depositato stamattina presso gli uffici nostri una serie di attività integrativa che è stata svolta. Si tratta della nota della DIA del 7 maggio 1998 di protocollo 3577, in particolare riguarda alcune cambiali che avevamo già cercato prima ma non avevamo riuscito a trovare, sottoscritte dalla società Elvis con la girata del Comincioli, cambiali che poi sono state consegnate ad alcuni esponenti della banda della Magliana, tra cui Dio Tallevi. Nella fattispecie si tratta di cambiali che sono state rinvenute presso il notaio Lollio, che era un notaio che veniva utilizzato da questi soggetti, in due carpettine, una intitolata Siciliani e un'altra intitolata Dio Tallevi. Si tratta appunto di vari assegni bancari, dovrebbero essere in tutto una quarantina di assegni effetti bancari per 829 milioni di lire. Si tratta di assegni di effetti del 1980, 829 milioni di lire, e sono tratti da questa banca direttamente nei riguardi di Romano Comincioli, che è il soggetto di cui io ho chiesto poco fa al test. Quindi do atto di questa produzione e chiederemo alla prossima udienza la produzione della documentazione di cui ho fatto riferimento. La documentazione è conosciuta dalla difesa, dalle parti civili? Ci riserviamo in ordine. La parte civile? Anche se non conosciamo la pertinenza. Ha dato delle suggerimenti all'avvocato? Avvocato Ida Sogni, Presidente. Sì, no, senta, lo faccia sedere accanto a sé, perché venga visto come...
Sì, soltanto dal tribunale, si può tornare nel posto dove si trova in atto. Pino Francesco. Sì, dove è nato? A Cosenza. Quando è nato? Il 26 marzo 1952. Allora senta, signor Pino, lei viene sentito nell'ambito del procedimento penale a carico di Delluti Marcello e Cina Gaetano, quale imputato di un reato commesso. Come tale ha facoltà di non rendere interrogatorio. Lei lo vuole rendere? Sì. Va bene. Allora può tornare alla postazione in cui si trovava prima e possiamo attivare tutti i monitor dell'aula. Benissimo. Allora il pubblico ministero può procedere. Signor Pino ora risponderà alle domande del pubblico ministero. Posso? Sì, potete. Va bene. Signor Pino, innanzitutto buongiorno. Volevo. Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere da lei i suoi rapporti con la criminalità organizzata e in particolare con che tipo di criminalità organizzata. Ma chiedo scusa, il riferimento a Cosenza, alla città mia d'origine? Certo, certo. E diciamo, io ho fatto parte della criminalità organizzata degli anni 70 fino al 95. Senta, può specificare che organizzazioni erano presenti sul Cosentino e in che modo erano organizzate? Praticamente, inizialmente sul Cosentino eravamo organizzati con due bande contrapposte che ci facevano la guerra tra di noi. Successivamente è subentrata una pace, ci siamo riuniti tutti assieme e diciamo è finito il conflitto di amicizia. Queste due bande da chi erano capeggiate, se non ricordo? Una, diciamo, quella che facevo parte io inizialmente era denominata gruppo Pino Sena, l'altra Perna Pranno. Quindi chi le guidava, io volevo sapere, se può specificare i nomi dei soggetti che guidavano? Una la guidavamo io e Antonio Sena, un'altra la guidava Francesco Perna e Pranno Mario. Signor Pino, per favore, parli un po' più lontano dal microfono, se no non sentiamo bene. Sì, esatto, io volevo sapere proprio questo, lei, se lei guidava una di queste due fazioni. L'ho già detto, una la guidavamo io e un certo Antonio Sena. Senta, lei, queste organizzazioni, diciamo, vi erano anche dei gradi di appartenenza o, diciamo, bastava la semplice appartenenza all'organizzazione? C'era una strutturazione in qualche modo? C'era una strutturazione a tipo dranghetistico. Può specificare molto brevemente in che cosa consiste? Sono, diciamo, dei gradi, diciamo, di merito per quanto riguarda l'organizzazione dranghetica. Li può specificare? Quali sono questi gradi? Praticamente il primo grado si chiama picciotto, il secondo grado camorrista, il terzo grado sgarrista, il quarto grado si chiama la sanda, il quinto grado si chiama il vangelo, il sesto grado si chiama il tre quartini, l'ultimo grado all'epoca, non so se ce ne sono oggi, si chiamava diritto e medaglione. Vi è anche un'organizzazione centrale che coordina le varie, diciamo così, le varie associazioni locali? Parzialmente noi dipendevamo da questi gradi, l'abbiamo avuto da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Senta, lei sa se vi sono stati e in che senso rapporti tra l'organizzazione di cui lei ha fatto parte e per esempio altre organizzazioni terze come la massoneria? Non sono in grado di dire queste cose. E invece con l'organizzazione mafiosa, diciamo con l'associazione mafiosa? Con l'associazione mafiosa noi siamo stati in contatto con la provincia di Reggio Calabria e con la provincia di Catanzaro. E in particolare con l'associazione mafiosa siciliana, mi interessa. No, con mafiosa siciliana io ho sentito parlare dei siciliani di tramite, ma non ne ho mai avuto a che fare con i siciliani. Senta, lei conosce Marcello Calvano? Sì. Di chi si tratta? È mio compare Marcello Calvano, era mio compare. Suo compare è appartenente anche lui? Sì, era appartenente anche lui, era inizialmente appartenente alla nostra organizzazione. Con che grado?
All'epoca, diciamo, era sgarrista, successivamente qua ebbe il grado di santa. Senta, il Calvano, lei riferì qualcosa in particolare in relazione ai rapporti con forze politiche? A me Calvano una volta in relazione a forze politiche mi parlò, però diciamo me ne parlò Calvano personalmente, mi parlò diciamo di una campagna elettorale riguardante alcuni esponenti politici. Senta, a noi non interessano i nomi di questi esponenti politici, ci interessa semplicemente qual è il proprio che cosa le disse Calvano in relazione a questi rapporti, cioè che cosa consistevano questi rapporti, se erano stati alle promesse. Ma Calvano mi disse facciamo la campagna elettorale perché... Un attimo, non rispondo un attimo. Ribadisco la medesima posizione che poc'anzi ho prospettato al Tribunale, perché non riesco a comprendere la rilevanza, la pertinenza di questa domanda in relazione al processo che oggi stiamo trattando. Perché io mi rifaccio alla più volte ripetuta argomentazione da parte del Pubblico Ministero che non ci troviamo di fronte a un processo politico. Però... guarda caso, ogni volta si fanno domande di tipo generico di rapporti tra questa organizzazione criminale di Cosenza, non meglio individuata, con una forza politica esistente nel Parlamento. Se ci vuole spiegare la rilevanza, la pertinenza di questo processo, noi saremmo ben lieti di ascoltare. Forse è rilevabile dalle circostanze indicate da voi. Sì, tra le altre cose devo dire che è rilevabile. Sia delle, chiediamo la revoca, allora, della parte dell'ordinanza, perché questo interrogatorio si riferisce a quella circostanza che invece non è stata accolta dalla difesa, allorquando noi abbiamo chiesto la citazione dei soggetti, che candidati di Forza Italia in quel posto a Cosenza, che erano l'onorevole Maiolo e l'onorevole Sgarbi. Il Tribunale correttamente ha ritenuto non opportuno, perché non ne ha ravvisato la pertinenza alla rilevanza, citarli. Tutto l'interrogatorio del giorno 26 luglio 1995, e per questo la citazione, si riferisce a Forza Italia, quale forza politica che avrebbe dovuto, non so, portare avanti quale tipo di argomento sotto l'aspetto legislativo, nonché proprio con riferimento a quei due parlamentari di cui oggi il Pubblico Ministero ha detto che non vuole riferirsi. Quindi io credo, o nel caso di specie continua l'esame su questa vicenda e si tratta di un esame certamente che di alto contenuto politico, e a quel punto noi, se il Tribunale non revoca l'ordinanza ammissiva di Pino, noi chiediamo allora la revoca dell'ordinanza nella porta in cui non ha accolto i nostri testi a discolpa, che sono l'onorevole Sgarbi e l'onorevole Maiolo. Grazie. Francesco Pino, credo che sia anche un vostro testo, se è la stessa persona. Se visto che leggo la vostra lista, sì, pagina 4, sì. E dovrebbe essere sentito sulle dichiarazioni del SALPM di Catanzaro, 26795, in relazione alla solidarietà, quello che sostenere elettoralmente candidati di Forza Italia alle politiche del 94, e le sue confidenze ricevute dall'avvocato Lo Giudice su una bozza di modifiche legislative in favore degli imputati di mafia già redatta a Ministro Biondi. Quindi, queste sono le vostre circostanze. Il collegio ricorderà benissimo che noi, in fase di esposizione introduttiva delle nostre prove, abbiamo già specificato che saremmo stati ben lieti di vederci non accolte le nostre richieste, che noi svolgevamo a confutazione per ovvia e giusta prudenza nel caso in cui fossero state ammesse quelle del Pubblico Ministero. Ma è stata ammessa, ma rimangono non pertinenti a nostro avviso. Quindi, perché siccome qua stiamo inseguendo in nulla i fantasmi, per questo ragione se ci risparmia le solite battute l'avvocato Trentino, possiamo fare un processo invece di fare polemiche e battibecchi, giusto? E allora dico, non ho capito bene quale, se ci sia una richiesta di revoca, se ci sia anche un'opposizione alla domanda che stava facendo il Pubblico Ministero. C'è un'opposizione alla domanda relativamente al contenuto dei colloqui con Marcello Calvano, in ordine all'interessamento di una forza politica nel periodo elettorale. Possiamo allora richiediamo, riascoltiamo precisamente allora quanto ha formato oggetto della domanda da parte del dottor Agosso, e allora ha fatto riferimento alla forza politica. Mi sembra che l'avvocato abbia fatto obiezione rispetto al contenuto del verbale reso ai colleghi della Procura Calabrese, mentre ancora non abbiamo neanche iniziato a svolgere l'oggetto dell'esame. La domanda era, non era riferimento né a partiti politici né a formazioni politiche, interessamenti di formazioni politiche, era stata fatta una prima domanda generica riguardo a notizie che lui aveva avuto riguardo a rapporti con ambienti politici da parte della criminalità organizzata calabrese, e poi si sta facendo una domanda specifica, si è anche detto, mi pare che sia più che dimostrativo del fatto che
vogliamo soltanto introdurre nel processo elementi rilevanti e pertinenti rispetto al capo di imputazione di fronte a Marcello Dell'Utri. Non si è fatto riferimento ai candidati che ha indicato nominativamente l'avvocato Tricoli, e invece la domanda era specifica relativamente a quanto appreso da Marcello Calvano in ordine al contenuto di colloqui che lo stesso Calvano aveva avuto con l'avvocato Enzo Lo Giudice. Questa è la domanda, se c'è opposizione rispetto a questa domanda. Su questa domanda non c'è opposizione. Allora, Gioacchino, ha compreso la domanda? No. Sì, io l'ho compresa la domanda. Non la può rispondere. Io ho avuto, diciamo, pochissimi giorni prima della campagna elettorale a livello nazionale del 1994, precisamente verso primavera del 94, ho avuto da Marcello Calvano un invito a votare una determinata forza politica, ma non perché con questa forza politica io avevo qualche accordo, io non avevo nessun accordo con questa forza politica o con le persone che Marcello Calvano mi ha invitato di votare. Marcello Calvano mi ha invitato di votare a me e agli amici miei una determinata forza politica perché? Perché la riteneva, perché qualcuno gli aveva spiegato che questa forza politica era una forza politica grandista e gli piaceva l'idea politica di questa forza politica. Questo è in sostanza il discorso. Però ancora la mia domanda specifica non è risposto, cioè contenuto del colloquio per quanto le disse Calvano, che Calvano aveva avuto con l'avvocato Lo Giudice. Sì, ma questo me l'ha detto Calvano, però io con l'avvocato Lo Giudice non ho parlato di queste cose, a me me l'ha detto Calvano come, diciamo, l'avvocato Lo Giudice gli avrebbe spiegato queste cose qua. E questo è chiaro. E che cosa le aveva spiegato l'avvocato Lo Giudice? Praticamente l'avvocato Lo Giudice gli aveva spiegato che al periodo che ci trovavamo con diciamo, una grave emergenza a livello di criminalità, con queste processioni, con questi pentiti, con queste restrizioni carcerarie, praticamente era idoneo votare una forza politica che era più o meno garantista e che, diciamo, se vinceva questa forza politica avrebbe regolarizzato le cose. E cioè le disse cose più specifiche relativamente a proposte legislative che sarebbero state... Parlava del 41 bis e della legge sui collaboratori di giustizia. Cioè? Cioè, diciamo, che avrebbero rivisto, ma vi ripeto, queste sono sempre parole di Calvano, sia ben chiaro, che avrebbero rivisto questo 41 bis e che avrebbero rivisto la legge sui collaboratori di giustizia. Giacchino, ma questa forza politica qual era? La forza politica era Forza Italia. Sì, e quindi sarebbero state modificate il 41 bis e la legge sui pentiti, ed erano modifiche ritenute favorevoli dalla criminalità organizzata calabrese, da Marcello Calvano, per essere concreti, fare una domanda precisa. Sì, cioè, diciamo, Calvano mi invitava perché avevo problemi con la giustizia e in più c'era un collaboratore di giustizia all'epoca che stava cominciando ad accusare me e a molte altre persone. Senta, lei di questo progetto di modifica ne seppe solo da Calvano o ne ha avuto conferma anche da altre persone a lei vicine? Praticamente una volta mi trovavo nell'aula bunker di Catanzaro che si svolgevano delle udienze preliminari per quanto riguarda un processo che noi avevamo in corso. E Sena, diciamo un mio coimputato, chiamò l'avvocato Lo Giudice e lo salutò. Me lo presentò anche a me perché io non conoscevo l'avvocato Lo Giudice. E la Sena si mise a parlare di politica con questo avvocato e questo avvocato gli spiegò a Sena un pochettino come, diciamo, stavano andando le cose politiche in merito alla materia di giustizia, in merito alle restrizioni carcerarie e un pochettino di tutto quello che ho già accennato poc'anzi. Sì. Quindi da chi in particolare ha avuto conferma di queste cose, oltre che da Calvano? Ma in sostanza
Conferma vera e propria non ho mai avuto, perché con chi ha parlato? Facciamo un'altra domanda. Con chi ha avuto modo di parlarne ancora, se ha avuto modo di parlarne con altre persone? Io ho parlato con Galvano e ho seguito, diciamo, in parte il ragionamento che Sena, diciamo, faceva con l'avvocato Lo Giudice. E ne ha parlato anche un certo Franco Garofalo? Sì, ma queste, diciamo, sono persone che in sostanza praticamente ripetevano le stesse parole di Calvano, niente che cambiava dal discorso, non c'era niente di più di quanto aveva già detto Calvano. E chi è questo Franco Garofalo? Franco Garofalo era un esponente della criminalità cosatina appartenente a gruppi, diciamo, delinquenziali contrapposti al mio, che poi successivamente eravamo diventati amici dopo la pace. E cosa le disse esattamente Franco Garofalo? Garofalo mi invitava anche lui, diciamo, a votare questa forza politica, e riferendo le stesse identiche cose di Calvano: il 41 bis, legislazione sui collaboratori di giustizia e così via dicendo, le identiche cose. E il Garofalo le disse da chi aveva preso queste cose, da chi aveva avuto queste assicurazioni, con chi aveva parlato? Garofalo disse che aveva parlato con un avvocato cosentino. Con? Con un avvocato di Cosenza. Un avvocato di Cosenza? Sì. E non le fece il nome di questo avvocato? Sì, se lo volete sapere il nome me l'ha fatto, però sono parole di Garofalo, non sono parole mie. Sì, senz'altro. Ci dica il nome. Io l'avvocato Sorrentino. Tutti questi fatti, queste notizie da lei apprese, si collocano prima, quindi, delle elezioni del 94? Ma pochissimi giorni prima, roba di giorni. Senta, lei poi, dopo le elezioni del 94, ha avuto ulteriori notizie, sempre in relazione a queste promesse di modifica legislative? Ve l'ho detto, io ho avuto un'occasione di seguire Sena che parlava con l'avvocato Lo Giudice. Poi, diciamo, mi hanno arrestato, sono rimasto detenuto, avevo molti problemi, non ho avuto modo più di parlare di queste vicende. E che cosa disse esattamente? Si ricorda il Sena? Praticamente Sena chiedeva spiegazione come mai, diciamo, avevano fatto un pacchetto che riguardava la giustizia, che prevedeva solo alcune normative, mentre non era stata, diciamo, come si dice, non era stata introdotta anche diciamo, una modifica per quanto riguardava la criminalità organizzata. Sena lamentava questo come una cosa che i politici si stavano aggiustando i problemi loro e la criminalità organizzata rimaneva, diciamo, al di fuori. Insomma, avevamo paura di questi processoni perché, a parte tutto, noi ci trovavamo in un processo dove molti di noi erano accusati di reati per cui erano innocenti. Quindi il Sena si lamentava del fatto, lei ha detto, un pacchetto legislativo, si ricorda se fece specifico riferimento a qualche progetto o decreto legge? Ma Sena praticamente era un dialogo che effettuava con questo avvocato, praticamente seguendo le televisioni, seguendo il giornale, si riferiva al famoso decreto Biondi. E quindi si lamentava del fatto che con il decreto Biondi si era, come ha detto lei, si era provveduto solo per i politici e non per la criminalità organizzata. E Lo Giudice come rispose a queste contestazioni, chiamiamole così, di Sena? Ma non era una contestazione, signor procuratore, era un dialogo vero e proprio tra un detenuto e un avvocato. Sì, e che disse Lo Giudice? L'avvocato Lo Giudice gli spiegò, dice: Sena, le leggi verranno fatte, diciamo, le leggi verranno riviste, purtroppo, dice, ci vuole del tempo, le leggi non si fanno in una giornata e non si fanno in una settimana. Quindi confermò che si sarebbe dovuto fare questo progetto, queste modifiche anche relativamente per gli argomenti che più premevano la criminalità organizzata? Opposizione, Presidente, perché la domanda tende a suggerire la risposta. Mi sembra che abbia già risposto a una precisazione. Allora ripeta cortesemente, se ripete esattamente per quello che è il suo ricordo, cosa disse l'avvocato Lo Giudice rispetto
ai problemi che premevano più direttamente la criminalità organizzata. Vedete, l'avvocato Lo Giudice gli spiegava Sena perché Sena riteneva ingiuste alcune leggi. L'avvocato Lo Giudice gli spiegava che queste leggi sarebbero state riviste. Lei ricorda se in quella occasione o in occasioni precedenti da Calvano, no, se in quella occasione o in altre occasioni lei ha preso notizie riguardo bozze diverse relativamente a questi disegni di legge? Sì, abbiamo parlato un pochettino, però sono tutti discorsi frammentari che non è facile ricordarmi. Poi, a parte tutto, a me mi hanno arrestato e non ho avuto più modo di vedere a nessuno. Non ho riparlato di queste cose. Il discorso si sospende con Galvano, diciamo, al 1994, poi ad ottobre del 94 sono stato arrestato e non ho più riparlato con nessuno di queste cose qua. Ma dico, ha ricordo, anche se non preciso, o non ha ricordo in alcun modo? No, diciamo, non ho ricordi specifici, non ho cose, diciamo, che poi erano cose, tutti questi discorsi erano solo parole, non c'è stato nessuna, insomma, è stato parlato una volta, poi non è stato parlato più, signor procuratore. Senta, a quanto lei risulta, analoghi interessamenti da parte di gruppi criminali della criminalità organizzata calabrese avvennero in altre località della Calabria? Sì, anche nella provincia di Reggio Calabria. Quali in particolare? Con quali facendo riferimento a quali esponenti? Da Gioia Tauro mi arrivò anche un invito, però senza nominativo, mi arrivò un invito a votare questa forza politica. Da Gioia Tauro non mi diedero nessun nominativo. E dalla provincia di Reggio, da San Luca, mi diedero pure indicazione di votare questa forza politica. Le spiegarono per quale ragione bisognava indirizzare i consensi verso questa forza politica? È perché era una forza politica nuova e la ritenevano una forza politica garantista. Chi furono che le portarono queste indicazioni? Lei ha detto da San Luca e da Gioia Tauro? Il figlio di Antonio Pelle, diciamo, un personaggio di quelle zone, che il padre era detenuto a Cosenza a quel periodo. Questo e da Gioia Tauro un certo Marzano, Vincenzo Marzano. E chi è questo Marzano Vincenzo? È una persona che, diciamo, a dire suo era vicina ai bromalli di Gioia Tauro. Forse il collega ha delle ulteriori domande da... Sì, prego. Se lei conosceva o ha conosciuto un certo Piromalli Gioacchino? Guardi, io sono stato in carcere a Palme molto tempo. E ho conosciuto Piromalli, ne ho conosciuto tanti, però se, diciamo, non era un nominativo solo Piromalli, erano tanta gente, non vorrei sbagliarmi, però Piromalli ne ho conosciuto moltissimo. Va bene, non ho problemi. Vado di Naglia? Nessuna.